disposti a tutto pur di sapere se i figli si drogano. Sono sempre di più i genitori che si rivolgono a laboratori di analisi, portando capelli, spazzolini da denti, magliette appena usate. Tutto prelevato di nascosto. Da un campione biologico, grazie alle moderne tecniche di indagine, si può capire con certezza quali sostanze sono state assunte nell'arco di un periodo di tempo che risale fino a un anno prima. Abbiamo riscontrato che circa il 50% dei campioni che ci arrivano risultano essere positivi. Per lo più sono positivi a sostanze tipo cannabinoidi. È difficile, forse nelle persone un po' più grandi, troviamo appunto la cocaina, l'eroina. Perché il consumo di droga tra i giovani continua a crescere? Nonostante le campagne di prevenzione, i controlli, le raccomandazioni degli adulti. È sempre più diffuso, soprattutto le droghe più, diciamo, sballanti, tipo cocaina, così. Le droghe serali da ricchi sono sempre più diffuse. Quindi anche tra i cosiddetti bravi ragazzi, diciamo, non è più una cosa da emarginare. Direi di no, anzi, direi proprio il contrario. E se lo stato d'animo dei genitori che si rivolgono a centri di analisi si può bene immaginare, la pratica di portare campioni in clinica divide adulti e adolescenti. Io penso che la fiducia sia la cosa principale in un rapporto padre e figlio. E comunque è sbagliato portare ad analizzare determinate cose, perché comunque si creano disordini in famiglia e litigi. Penso che se c'è un dubbio fanno bene, io sono d'accordo. Insomma, il dibattito in famiglia è aperto. Ma pratiche come questa non rischiano di peggiorare ulteriormente i rapporti tra genitori e figli? E il rischio c'è chiaramente, perché il ragazzo, soprattutto quando ha una certa età in adolescenza, ritiene di essere libero, tra virgolette, di fare determinate scelte anche se danneggiano la propria salute. Però dall'altra parte è vero anche che il genitore ha il diritto di sapere nel momento in cui poi deve trovare una strategia per aiutare il figlio a risolvere. Ma il problema è quello di capire fino a che punto può arrivare il diritto dei genitori. Invocare la patria potestà, infatti, non basta. Perché se prelevare campioni all'insaputa altrui è una chiara violazione della privacy, quando il figlio è minorenne, la violazione potrebbe essere anche più grave. È vero che i genitori hanno l'obbligo di educare i figli e hanno la facoltà, anche nel caso di educazione, di usare dei mezzi di correzione. Ma, diciamo, dal punto di vista educativo, questo sistema correzionale è sicuramente un abuso, a mio giudizio, dei mezzi di correzione, e quindi trasmoda quell'atto dall'illecito civile addirittura nell'illecito penale. Il minore teoricamente potrebbe quindi rivolgersi al giudice per chiedere giustizia, e a quel punto sarebbe il genitore a rischiare qualcosa. Potrebbe rischiare, in termini concreti, un provvedimento da parte del Tribunale dei Minori di sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale. Meglio dunque evitare di agire all'insaputa dei figli, come dimostra l'esperienza di chi, con la droga, ha convissuto per una buona parte della vita. Cominciai, avevo intorno ai 13 anni e mezzo, 14, ripartendo dai cannabinoidi, ancora oggi considerati droga leggera, e poi step by step le varie droghe in quegli anni di riferimento, che erano gli allucinogeni, che era l'anfetamina, la cocaina. Non posso immaginare che un genitore non si accorga della confusione che si agita nella mente, nel cuore del ragazzo. L'esame tossicologico è l'ultima ratio, secondo me. In advance, prima, bisognerebbe parlare, incontrarsi, confrontarsi.